Ora vediamo lo schema di funzionamento di un telescopio rifrattore, che pure è composto di due lenti convergenti, un obiettivo e un oculare. A differenza del microscopio, il telescopio serve per non ingrandire, ma avvicinare oggetti distantissimi come pianeti e stelle. In realtà il telescopio non ingrandisce perché questi oggetti sono già enormi. Pensiamo per esempio a una galassia distante, è un oggetto celeste enorme. Quindi il telescopio non deve ingrandirli, deve avvicinarli, cioè deve farli apparire più vicini. E poi naturalmente questo significa che appariranno anche più grandi all'osservatore che guarda nell'oculare, più grandi rispetto alla visione a occhio nudo. Siccome l'oggetto da avvicinare si trova a distanza infinita praticamente, allora i raggi che arrivano dall'oggetto celeste arrivano paralleli. Raggi paralleli da un oggetto lontano. Quindi l'obiettivo li fa convergere nel fuoco dell'obiettivo. Infatti sappiamo che quando la sorgente luminosa è posta all'infinito, l'immagine si forma nel fuoco della lente convergente. Ma nel fuoco dell'obiettivo si pone anche praticamente il fuoco dell'oculare. Cioè il fuoco dell'oculare è praticamente quasi coincidente con il fuoco dell'obiettivo. L'immagine reale prodotta dall'obiettivo diventa l'oggetto che ingrandirà l'oculare. L'oculare, come nel caso del microscopio, si comporta da lente di ingrandimento e ingrandirà questo oggetto producendone un'immagine virtuale qua sulla sinistra. Quindi l'oculare si comporta esattamente come nel microscopio. Qui ho realizzato questo disegno in cui si vedono i raggi paralleli che arrivano dall'infinito, da un oggetto celeste, e poi l'obiettivo focalizza questi raggi esattamente nel fuoco F2. E infatti questa è la focale dell'obiettivo. L'immagine si forma reale capovolta nel fuoco 2 dell'obiettivo, la chiamiamo A' B', e questa immagine reale funge da oggetto per l'oculare. Si fa in modo che questa immagine A' B', cioè l'oggetto dell'oculare, si formi appena più vicino all'oculare rispetto al fuoco dell'oculare. Infatti, questa è la distanza focale dell'oculare tra F' e il centro dell'oculare. E l'immagine dell'obiettivo si è formata a una distanza appena minore di F oculare. Quindi l'oculare si comporta da lente di ingrandimento perché l'oggetto si trova a una distanza appena minore della focale dell'oculare. Quindi prendiamo come prima nel caso del microscopio i due raggi che escono da B', il raggio che passa per il centro dell'oculare e il raggio parallelo all'asse ottico che poi passa per l'altro fuoco dell'oculare F2. Questi due raggi divergono, quindi all'occhio di una persona che guarda nell'oculare, questi due raggi divergenti sembrano provenire da un punto che si trova qua giù, B secondo, prolungando i raggi divergenti. Questi tratteggiati sono i prolungamenti all'indietro, quindi la persona che guarda nel telescopio rifrattore ha l'impressione che l'oggetto celeste, la galassia, il pianeta, la stella da ingrandire non si trovi qua, ma si trovi sia questa e appare più grande di quanto si vede a occhio nudo. Appare anche capovolto rispetto all'oggetto reale.